Buongiorno amici di CP1, siamo in Portogallo sul circuito di Portimão per la prova del nuovo CBR 1000 RR Firebred 2017. Abbiamo guidato su questa pista che è veramente spettacolare. Non è semplice andare forte qui a Portimão con tutti questi saliscendi, bisogna ben sapere dove mettere le ruote. Bene, parliamo della Honda CBR 1000 RR Firebred, la 2017, che quest'anno compie ben 25 anni di storia. Per parlare di Firebred, dobbiamo ricordare la prima, ovvero quella del 1992, che fu una moto che stupì il mondo del mercato, in quanto aveva delle dimensioni da supersportiva molto ridotte rispetto alla concorrenza. Poi era agilissima, aveva tanta potenza, nulla da invidiare, parliamo di 124 cavalli per una cilindrata di 893 e un peso circa di 185 kg, mentre tutte le altre concorrenti erano circa al di sopra dei 200 kg. Da lì si è passato poi al 918, al 929 e al 954. La prima motocicletta Honda che aveva il fanale posteriore a LED, ma anche l'ultima della serie 900. Infatti si passa al 2004 con la CBR 1000 RR, la Firebird che pesa stilisticamente il disegno della CBR 600 RR del 2003, avendo lo scarico sottosella, se ben ricordate. La CBR 1000 RR del 2004-2006 come periodo, che poi andava anche dal 2007 al 2008. Il 2008 si inizia una nuova era tecnologica per le supersportive. Non parliamo più di ciclistica motore, ma parliamo anche di tanta tecnologia applicata con l'avvento dei sistemi ABS, con l'inserimento delle frizioni antisattellamento che prima non erano di serie. All'inizio, se ben ricordate, l'ABS non era ben digerito, ma in realtà poi si è visto che nel tempo, oltre che è stato sempre più perfezionato, ha migliorato di gran lunga i tempi e oltre alla sicurezza sia su strada che in pista. Facciamo quindi un salto nel 2017 con la CBR 1000 RR Firebred 2017, che è la prima moto Honda, un motore 4 cilindri in linea, che ha di serie il throttle by wire, ovvero un sistema molto più evoluto per quanto riguarda il controllo elettronico di trazione. Importanti sono quindi le dotazioni tecnologiche: abbiamo la piattaforma iniziale, quindi ovvero l'IMU, che è questo sensore che è molto evoluto, che riesce a poter gestire tutta una serie di informazioni che provengono dal throttle by wire, che provengono dalla inclinazione, dalla decelerazione, della forza che viene applicata alla moto, quindi quando si è in curva, quanto si è inclinati, tutto quello che ovviamente sono delle forze dinamiche applicate. In questo modo viene tutto elaborato, è tutta una sinergia tra piattaforma iniziale, tra la centralina per quanto riguarda la mappatura e tutto, il throttle by wire. Tutto questo consente di poter avere una erogazione molto più fluida e molto più sicura. Immaginate di poter aprire il gas con molta più convinzione, ma allo stesso tempo siete molto più sereni, perché per qualsiasi dubbio stesso questi controlli elettronici andranno a parzializzare. Allo stesso tempo il sistema ABS è sempre più evoluto, che fa in modo di poter arrivare fino e dentro la corda, quindi fino e dentro il punto di curva, anche pinzati, e mano a mano che si avvicina al punto di corda, quindi questa forza frenante che noi applicheremo man mano andrà parzializzata dal sistema ABS. Così si evitano quei problemi, certamente può succedere se si insiste troppo, ma la cosiddetta perdita dell'avantreno quando si pinzava troppo in curva. Tante altre sono le novità apportate a questo modello, andiamo a vedere da vicino. Altra caratteristica è quella di aver ereditato dalla RC 213 VS, ovvero la MotoGP omologata per circolare su strada, lo schermo TFT da 4,2 pollici. È di tipo grafico. Oltre ad avere un ottimo design, ma anche ben leggibile, anche in condizioni di luce forte. Oltre che può essere personalizzato anche per quanto riguarda lo sfondo, quindi non solo tantissime informazioni sono presenti, ma anche la personalizzazione grafica.
anche quando spegniamo. Abbiamo graficamente, quindi la scritta del CBR, riaccendiamo il logo Honda e poi si va direttamente nelle funzioni, dove sul semimanubrio di sinistra possiamo andare a selezionare le varie mappe, quindi abbiamo il Riding Mode. Ogni utente, sia stradale che di tipo pista, può personalizzare anche in base alle proprie esigenze, che pista per potenza, T per controllo di trazione, la EB è per il freno motore, che anche esso è personalizzabile, e per quanto riguarda la S fa parte quindi dell'impostazione delle sospensioni. Per poter cambiare eventualmente, in questo caso abbiamo la scritta di Tito Rabat, quindi questa è la moto che pensiamo che abbia guidato poco prima Tito Rabat. E poi, andando ad agire sui comandi, possiamo andare, in questo caso dobbiamo selezionare tutte e due i pulsanti mantenendoli premuti, quindi hold, e si entra nel setup. Entrando nel setup si vanno le varie funzioni, quindi lifetime, display, general service, tutte le altre. Beh, qui ovviamente ci vorrebbe un libretto delle istruzioni, perché rispetto alle moto di una volta abbiamo tantissima tecnologia applicata. Andiamo nel display, quindi con il tasto mode andiamo a dare l'ok, abbiamo le visualizzazioni per quanto riguarda street. Una volta selezionata, ripremiamo tutte e due i pulsanti per poter uscire, quindi sia nella modalità entry che exit. Adesso andiamo nella modalità mechanic, dove mechanic abbiamo delle informazioni ovviamente interessanti per tutto ciò che è da settare la moto e tutti i livelli. Andiamo a selezionare la modalità circuit. Tanti altri sono i setup personalizzabili, i più importanti siamo quindi su una SP. Possiamo andare ad agire sulle funzioni quindi del quick shifter presente in questa dotazione, le suspension. Abbiamo sospensioni Ohlins e quindi possiamo andare a modificare il brake, il corner, il general, quindi nella parte general possiamo aumentare, quindi andando fino nella versione proprio hard, abbiamo una sospensione molto molto dura. Il modello SP, differenze sostanziali riguardante soprattutto le sospensioni: come potete notare, avanti forcella da 43 mm di tipo NYX 30 con semi active electronic control, e per le reperzioni sia del precarico, della compressione, dell'estensione, con una corsa di 120 mm, oltre ad avere delle pinze monoblocco Brembo da 4 pistoncini. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, quindi il monoammortizzatore, è un Ohlins TTX36 con architettura di una unit ProLink e semi active electronic control, perché ovviamente dobbiamo sia tarare per quanto riguarda la sospensione posteriore che quella anteriore, per poter avere un ottimo lavoro che deve svolgere la ciclistica di questa Fireblade. I fari sono di tipologia full LED e le frecce sono posizionate sugli specchietti retrovisori. Abbiamo parlato in linea di massima delle dotazioni della Fireblade 2017, ma parliamo anche delle nostre sensazioni, in quanto abbiamo guidato più di 4 turni, addirittura un turno di oltre 45 minuti, dove abbiamo potuto andare a verificare come le sospensioni semiattive Ohlins, per quanto riguarda quelle in dotazione del sistema SP, possono essere regolate, e abbiamo veramente sentito la differenza. Il motore è un 999 di cilindrata per una potenza di 192 cavalli per un peso di 196 kg, 195 per la versione SP. L'arco di potenza riesce ad arrivare fino a 13.000 giri, quindi un dato eccezionale, si riesce ad andare a spingere bene e anche un ottimo allungo. Infatti sulla pista di Portimão, se si riesce a uscire fortissimo dall'ultima curva, si mette la quarta, come diceva Tito Rabat, piena curva, si riesce ad arrivare fino a 13.000 giri per poter cambiare in quinta. Bisogna essere bravi ad appesantire l'avantreno, non è per nulla difficile poter far impennare la Fireblade, e ci è capitato più di qualche volta che in quarta si è impennata e abbiamo dovuto chiudere il gas. Ovviamente tutto questo fa parte di dover sempre più memorizzare la pista e andare a fare una giusta gestione dei pesi.
le differenze tra la versione FAB e la versione SP ovviamente più risiedono per quanto riguarda le sospensioni che per quanto riguarda la FAB sono di tipo Showa, ovviamente sempre steli rovesciati 43 mm ma con pinze e Tokiko a 4 pistoncini, tutto rigorosamente radiale. E sulle Hollins, come abbiamo detto, sono in pinze monoblocco Brembo, ma sulla forza frenante in realtà non abbiamo avuto nessun timore, anzi ce n'è tanta di forza frenante. Più che altro quello che ci ha sempre sbalordito della Fiabe è la sua guidabilità, è leggerissima, i cambi di direzione si riescono a fare facilmente e la moto veramente segue le nostre indicazioni. Grazie ai consigli degli esperti tecnici Hollins, dei tecnici Honda e non solo, i consigli dei grandi piloti che sono stati qui presenti, quindi abbiamo avuto Platter, abbiamo avuto Fred Spencer, abbiamo avuto Tito Rabat, abbiamo veramente constatato le differenze dei setup, specialmente per quanto riguarda le sospensioni semiattive Hollins. Abbiamo guidato con il programma delle foto, ci siamo trovati benissimo, la moto è molto molto stabile, invece andando ad aumentare fino ad hard abbiamo avuto quella sensazione veramente di rigidezza sia nella compressione che nell'estensione, e anche per quanto riguarda apriamo il gas in uscita curva non sentivamo tutto quel feeling che in realtà una sospensione deve dare, ma tutto questo ricordo che fa parte dell'esperienza personale del pilota, quindi noi abbiamo preferito gestirla in default, ma vi possiamo confermare al 100% che ogni setup che viene indicato sia per quanto riguarda la erogazione del motore, freno motore e tutto via dicendo, e fino alle sospensioni si sentono e fanno veramente la differenza. Da Portimão è tutto, per GP1 abbiamo testato la nuova CBR 1000 RR Firebird 2017 e la nuova CBR 1000 RR Firebird SP. Ciao!